Cioè, ma nessuno carpentuoso. Nick. Buongiorno, Luis. Chi ha parlato? Buongiorno, ragazzi. Sono magicamente riuscito a far star tutte le cose comprate nuove dentro le valigie che pensavo non ci stessero. Tutto tranne il gatto, ovviamente, che dovremo portare a mano. È stato più forte di me l'acquisto. Comunque sia, stiamo lasciando l'ostello. Oggi non sarò molto efficace nel vlog perché la sveglia è suonata alle 6, ci siamo alzate alle 6 e mezza e adesso sono le 7. Abbiamo fatto tutte le valigie in fretta e dobbiamo uscire perché, come ieri, dobbiamo incontrarci al meeting point per prendere il bus per andare ad Auschwitz e non abbiamo assolutamente intenzione di perderlo. Quindi, non mi sono fatto la doccia. Quindi, non sarò efficace nel vlog. Ho con tutta la faccia addormentata, tutto gonfio. Ora tiriamo su tutto. Tutto quello che c'è nella stanza, mettiamo un pochino in ordine perché c'è un gran schifo e partiamo, perché se no il bus lo perdiamo. Tra 20 minuti parte e dovremo essere lì un po' prima. Ok, lo potremo perdere anche oggi. Ciao ostello. In realtà no, perché lasciamo le borse qua, quindi dopo dobbiamo tornare. Tardissimo. Non ci siamo trovati in questa via. Se lo perdiamo anche oggi siamo proprio dei cretini. Oggi c'è un clima fantastico. Mi sa che quello piccolino là in fondo è il gruppo di turisti che prenderà il nostro bus, quindi potremmo essere in orario. Bravi ragazzi, sono oggi fiero. Di Nelson. Puzza. C'è un sacco di gente. È arrivata la nostra guida. Dobbiamo dare i biglietti. Ce la stiamo facendo sul serio. Siamo sul pullman, ragazzi. Non siete contenti che non abbiamo perso per una volta? Che non abbiamo fatto danni? Io e Luis dobbiamo andare in bagno. C'è Cesare attaccato al vetro del pullman. Ladies will be asked to open your bags. Remember that you have to finish everything before we get inside. Quante ragazze vorrebbero questo trattamento e ti stanno invidiando in questo momento, Cesare? Credo che lì ci sia un fiume, ma c'è una nebbia assurda, non si vede niente. Ho dormito tutta l'ora e mezza di viaggio, non capisco più niente. Siamo arrivati ad Auschwitz e, come vi ho già detto nel vlog di ieri, non ritengo di avere la sensibilità adatta per trattare questo argomento con voi. Per cui vi invito, forse il giorno della memoria, ad andare sul canale di Human Safari a vedere il video. Io arriverò sulla soglia insieme a voi e poi ci vediamo all'uscita. Spero che oggi vada. Ti donano. Stiamo entrando comunque. Ok, I will send him to you, right? Don't worry. Torniamo a Cracovia. Arrivati! Andiamo a pranzare, che ancora non abbiamo pranzato, a pisciare perché tutti i bagni sono a pagamento e noi non abbiamo slot, quindi non abbiamo pisciato. Non abbiamo mai cambiato i soldi in questa vacanza, perché qui ovunque ci sono le carte di credito, anche nelle macchinette automatiche. E direi che il punto per fare tutto ciò più adatto sia il centro commerciale, dove abbiamo passato il buon 90% del tempo da quando siamo arrivati a Cracovia. Laggiù! Andiamo al terzo piano! Me lo sto aspetta. Non ho assolutamente idea di che cosa sia, ma ci sono passato davanti, ho una fame boia e l'ho preso. Penso qualcosa alla cannella. L'ho preso in una bancarella che vendeva solo cose alla cannella. Ed è stra buono. Questo sì che era un pranzo, mica come loro che mangiano le cose vere. È ora di lasciare il centro commerciale e in generale la Polonia, perché tra poco abbiamo l'aereo e ovviamente, dato che siamo noi, rischiamo di perderlo. Perché chiude il... gate tra un'ora e mezza. Quindi siamo ancora qui senza valigie, che sono in ostello, non sappiamo come arrivare lì. Tra 20 minuti chiude il gate. Siamo fregati. Siamo arrivati in aeroporto, speriamo di fare i controlli di sicurezza in fretta. E dove sono gli altri più che altro? Eravamo su dei taxi diversi. Dove sono? Siamo dentro! Non lo perdiamo! Sei contento che non abbiamo perso l'aereo? Sì, non si sono accorti degli esplosivi. Ottimo! Mi si è attaccato Nicolò allo zaino! Scusate! Aiuto! È piano! No! No, i miei pantaloni! C'è il nostro aereo, caro! Stiamo andando!
del mio Lucky Cat glitterato. Lucky Cat glitterato recuperato. E siamo pure arrivati a Bergamo. Ma sono più contento per il mio Lucky Cat glitterato, che nonostante sia il terzo bagaglio a mano, è riuscito ad arrivare fino qua. Perché io gli ho detto prendilo te Cesare, ma lui non lo voleva e si vergognava. Quindi mi sono dovuto prendere l'aereo con tre bagagli a mano. Ho tutte le orecchie tappate e non sento niente. Ecco la nostra navetta per andare al parcheggio. Codice sconto Human Safari, link in descrizione. Ma non è vero poi, non è assolutamente vero. Oh, stai facendo te? Ti faccio il sonoro. Dai, almeno io li guardo tutti i video di Nelson, cerco di rastrearli un po', se no sono sempre noioso. Vieni, dai. Oppa la lai. Grazie. La Kit Kat. Appala coi fiorine col martello. Si torna a Bologna. Portaci a casa Cesare sani e salvi e smettila di scorreggiare, grazie. Se non mi metti il navigatore io non so dove andare. Let's go. Ci siamo solo noi. Ciao Luis. Ciao. Buonanotte. Ciao Cesu. Ciao amici. Buonanotte a tutti voi. Mamma, sono a casa. La mamma non vive più con me. Vivo da solo. Buongiorno gente, qui è Nels dal futuro, che in realtà è Nels dal presente semplicemente perché quello che avete appena visto era Nels dal passato. Ciao. Questo qui era l'ultimo video dalla Polonia. È stato un bel viaggio. Ci siamo tutti divertiti e come sapete a prescindere, a me piace molto quando la community YouTube, sia dal lato creators che dal lato creators e pubblico, ha modo di incontrarsi. E fare viaggi insieme è una cosa molto bella e spero che ci sia modo presto di farne altri. Anche perché si fa bonding e vengono fuori dei bei video. Sono molto contento del fatto che tantissimi di voi hanno seguito questa serie e faccio finta di non sapere che l'avete fatto soltanto perché ci sono Luis, Human Safari, Cesare e Giulia e mi autoconvinco che l'avete guardata perché ci sono io. E detto questo, grazie per averla seguita. Ricominciano i daily vlog normali adesso, oggi sto già filmando quindi domani uscirà il vlog normale se tutto va bene. Mi dispiace che in uno degli scorsi video ci siano state delle incomprensioni tra me e voi, perché sono state incomprensioni. Per quanto riguarda Auschwitz, di cui non vi ho parlato, è un'esperienza che secondo me bisognerebbe fare. Non penso sia un'esperienza life changing, una cosa wow che ti cambia la vita eccetera eccetera. È la terza del genere che faccio, perché sono stato anche a Dachau e Mauthausen se non mi ricordo male. E sono esperienze forti, ti sbattono in faccia alla realtà e vi consiglio, se avete modo di farle, cercando sì, di avere rispetto. Io non ho vloggato perché non penso di avere appunto la sensibilità adatta, vi ricordo che uscirà il video di Nicolò, e il rispetto andava a mancare per esempio in gruppi di persone che, non lo so, tipo si facevano i selfie sorridenti davanti a Birkenau, anche no. Però ognuno è libero di gestirsela come vuole. Noi abbiamo fatto la visita guidata che ci ha spiegato un sacco di cose. Ovviamente c'è gente ovunque, c'è un gran casino ed è abbastanza veloce e fredda come cosa. Però penso che la guida possa essere utile, perché se è brava, e la nostra era molto 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 brava, non solo ti mostra e ti racconta le cose, ma te le fa anche un po' vivere. Quindi, se avete modo, andate. Rinnovo il ringraziamento per aver seguito questa serie, che a me personalmente è piaciuta molto, mi sono molto divertito a fare e spero ci sia modo di fare qualcosa del genere in un futuro prossimo. Lasciate un mi piace qui sotto, cerchiamo di arrivare a 4000. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, seguitemi sui social che trovate in descrizione e noi ci vediamo a un prossimo video. Fate i bravi! Nelson in versione terrorista in webcam. Qui per dirvi che mi sono dimenticato di dirvi che probabilmente dalla Polonia uscirà un altro video in collaborazione con Nokia, molto breve, una cosa... forse, dipende se me la provano.